È ufficiale, amici tifosi, l'Inter sta per passare sotto il controllo del fondo Oaktree. Ma attenzione, c'è una novità clamorosa, che potrebbe scuotere il calcio italiano come non mai. Restate con noi fino alla fine del video per scoprirlo, perché ne vedremo delle belle. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, per non perdervi altri contenuti come questo. Ora, immergiamoci nei dettagli di questa storia intricata e sorprendente. Ormai è chiaro, Suning non è riuscito a pagare il debito di 385 milioni di euro verso Oaktree. Questo significa che, come stabilito negli accordi del 2021, il fondo americano prenderà il controllo del 99,6% delle azioni dell'Inter. Un cambio di proprietà che sembrava inevitabile, vista l'incapacità di Steven Jiang di restituire il prestito. Ma perché la Fondazione Gedentità Bianconera si è mossa proprio ora? La Fondazione ha sollevato questioni riguardanti la continuità aziendale dell'Inter, evidenziando come la situazione finanziaria dei nerazzurri possa mettere a rischio l'integrità delle competizioni sportive. Hanno quindi chiesto alla Covisoc e alla Procura federale di intervenire. La Fondazione Gedentità Bianconera, il 20 maggio, ha presentato un secondo esposto alla Covisoc, e se le loro richieste venissero accolte, l'Inter rischierebbe addirittura la retrocessione in Serie B. Come si è arrivati a questo punto? E quali potrebbero essere le conseguenze? Ricordate il caso della Regina e del Napoli? Le similitudini ci sono, e il rischio di vedere l'Inter seguire lo stesso destino è più concreto che mai. Questo esposto potrebbe avere ripercussioni devastanti per l'Inter. Se la Covisoc accogliesse le richieste della Fondazione Gedentità Bianconera, i nerazzurri potrebbero essere penalizzati duramente, con la retrocessione in Serie B, uno scenario più che drammatico. Ma cosa succederebbe davvero all'Inter con Oaktree al comando? Il fondo americano, sebbene abbia una forte esperienza nella gestione di asset, non ha mai avuto a che fare con un club di calcio di questo livello. Riusciranno a stabilizzare le finanze nerazzurre e riportare il club ai fasti di un tempo? E soprattutto, riusciranno a farlo senza incappare in ulteriori sanzioni? E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti sotto al video, siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni. Senza un intervento esterno, l'unica via per Jiang sembra essere la cessione forzata del club. E qui entra in gioco l'iniziativa legale della Fondazione Gedentità Bianconera. L'obiettivo della Fondazione è chiaro, garantire che le regole siano rispettate e che la regolarità delle competizioni sportive non sia compromessa. Il loro esposto ha messo in moto un processo che potrebbe portare a una revisione approfondita della gestione finanziaria dell'Inter e, potenzialmente, alla retrocessione in Serie B. Incredibile retroscena sullo sfogo di Massimiliano Allegri dopo la finale di Coppa Italia. Vi siete chiesti cosa sia davvero accaduto dietro le quinte di quel clamoroso episodio che ha segnato la fine dell'era Allegri alla Juventus? Allacciate le cinture e rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Massimiliano Allegri, una delle figure più carismatiche del calcio italiano, ha sempre saputo gestire la pressione con classe e determinazione. Tuttavia, dopo la finale di Coppa Italia, è emerso un lato inedito del mister bianconero. Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Allegri ha confessato di essersi vergognato per il suo comportamento durante una telefonata avvenuta alle 8 del mattino successivo alla partita. «Mi sono vergognato», ha detto Allegri, riferendosi alla lite con Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport. Cosa ha scatenato questa reazione così forte? Sembra che i mesi difficili e la tensione accumulata abbiano giocato un ruolo cruciale. Allegri, noto per il suo temperamento istintivo, ha ammesso di aver sbagliato e si è scusato personalmente con la redazione di Tutto Sport. Zazzaroni ha spiegato come Allegri abbia riconosciuto l'errore e abbia cercato di rimediare, consapevole di aver ceduto nei suoi modi. Ma c'è di più. Allegri avrebbe agito in modo strategico durante l'episodio, seguendo una lezione appresa da Olivieri a Coverciano.
Quando si è spogliato, lo ha fatto in modo strategico, doveva fermare la partita, ha rivelato Zazzaroni. Un gesto studiato, quindi, ma che non ha comunque evitato le critiche e il disappunto. Il mister, che ha vissuto 3 anni molto difficili, ha cercato di mantenere il controllo, ma la pressione è stata troppo grande. Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto. È chiaro che, nonostante i guadagni elevati, anche i grandi allenatori come Allegri sono esseri umani e possono cedere sotto la pressione. La sua reazione istintiva, purtroppo, ha offuscato un momento importante e ha mostrato quanto siano difficili da gestire certe situazioni. La sua ammissione di colpa e le scuse pubbliche sono un segno di grande umiltà e consapevolezza, ma l'episodio resterà comunque un punto controverso nella sua carriera. Lo sfogo di Allegri dopo la finale di Coppa Italia ci mostra quanto sia complicato il mondo del calcio ad alti livelli. La tensione, le aspettative e la pressione possono portare anche i migliori a perdere il controllo. Tuttavia, la capacità di riconoscere i propri errori e di chiedere scusa è ciò che distingue i veri campioni. Tutto pronto per l'ufficialità del nuovo allenatore della Juventus. Il conto alla rovescia sta per finire. Ma quando precisamente? Continuate a guardare per scoprirlo. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Adesso, con la partita tra Bologna e Juventus archiviata e con entrambe le squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali, cosa succederà? Succede che il lungo conto alla rovescia, iniziato mesi fa, sta per concludersi. Il futuro di Thiago Motta sarà svelato nei prossimi giorni, forse solo questione di ore. Comunicheremo tutto insieme al presidente, ha dichiarato nel post partita. Ora, scopriamo insieme cosa bolle in pentola. Thiago Motta, per ovvie ragioni, ha voluto aspettare la partita contro la Juventus, per rivelare quale sarà il suo futuro. L'obiettivo era mantenere la concentrazione massima sullo scontro diretto con i bianconeri e non alimentare ulteriormente le voci su un suo possibile passaggio alla Juve. Missione quasi riuscita, se escludiamo gli ultimi 15 minuti di partita. L'incontro con Joey Saputo, che spera ancora di convincerlo a rimanere, è imminente. Domani o dopodomani parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà, ha riferito ieri l'AD del club, Fenucci. Ciò significa che già oggi potrebbe esserci l'incontro tra le parti. Tuttosport riferisce che c'è la possibilità che venga posticipato a giovedì mattina, dopo la festa organizzata in città mercoledì, quando la squadra farà la parata sul bus scoperto. Dal Dallara, durante la partita Bologna-Juventus, sono arrivati segnali che sembrano indicare un addio di Thiago Motta. Dico grazie al mister, poi quello che succederà, succederà. È giusto così, avere rispetto per la persona e lo staff che ci ha dato tanto, ha detto De Silvestri nel prepartita. Ancora più diretto è stato Sailemakers, grazie mister, per tutto quello che hai fatto per noi. È stato incredibile. Il belga ha parlato di qualcosa che è finito, al passato. Oltre alle parole, anche i gesti del tecnico sono stati eloquenti. Le sue esultanze dopo i gol sono state più composte del solito, interpretate da molti come un segnale che il suo futuro sarà a Torino. Così come quel saluto all'intervallo con Bremer e Rabiot, che fa già sognare i tifosi bianconeri. Interpretazioni e segnali più o meno indicativi, ma prima di tutto i fatti, la Juventus ha scelto Thiago Motta. E nelle prossime ore il tecnico comunicherà il suo futuro, che appare sempre più lontano da Bologna e sempre più vicino a Torino. E voi cosa ne pensate? Thiago Motta sarà il giusto condottiero per riportare la Juventus ai vertici? Diteci la vostra nei commenti, siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni. Restate sintonizzati sul Top Sport News. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su questa e altre notizie entusiasmanti. La prossima stagione è alle porte e con Thiago Motta al timone, il futuro della Juventus promette spettacolo e vittorie. Ciao
e alla prossima notizia!